grazie alla Lega, che è l'unica che sta combattendo per difendere i propri cittadini e il proprio territorio. Non ce n'è nessuno. Noi stiamo facendo grandi battaglie parlamentari, siamo in pochi ma siamo combattivi. Non esistono altre forze politiche di opposizione che in un modo o nell'altro, 5 Stelle compreso, non cerchino di andare a fare qualche inciuccio per avere qualcosa in cambio. Oggi è una grande data importante. È facile parlare dai salotti buoni di Roma e dopo liberarli nelle strade del nord, nelle strade della nostra gente che hanno paura di mandare in giro le mogli, i figli. Non ci stiamo. Noi non siamo un partito razzista, siamo un partito di buonsenso. Un partito che dice con chiarezza: prima la nostra gente. E guardate che questo discorso è direttamente correlato con il tema dell'indipendenza. Perché noi vogliamo essere liberi di scegliere dove destinare le risorse. Per esempio, dobbiamo poter dire no a questi 12 miliardi di clandestini, dobbiamo poter dire no a 5 svuotacarceri, dobbiamo poter dire no a che questo governo continui a massacrare imprese e famiglie con l'aumento di pressione fiscale. Quello che ha detto prima Tosi è verissimo. Hanno cercato di utilizzare, o meglio hanno utilizzato, i soldi di tutti i contribuenti per pagare la campagna elettorale del Partito Democratico. Hanno dato questi 80 euro e dopo, casualmente finito le elezioni, hanno incominciato a tartassarci con Tasi, Tari ed altro. E sono direttamente correlati. Perché? Perché tagliando i soldi agli enti locali, alle regioni, per pagare questi 80 euro, o tagliano i servizi ai cittadini o aumentano le tasse locali. Questo è il governo delle tasse, perché finché staremo dentro questi vincoli europei, che preferiscono questi governanti dare risposte alla Merkel di turno, ma non alle nostre imprese che chiudono, il dramma sarà costante. La Lega più volte ha detto, ci trattavano come dei matti, no? Ha detto più volte: il problema è questa Europa, il problema è questo euro, una moneta che ha massacrato i nostri cittadini, e non serve chiederlo ai grandi economisti, basta chiederlo a chi ogni giorno deve fare la spesa, pagare un mutuo, mantenere la propria famiglia. Basta chiederlo a loro e si scoprirà come è stato ucciso il potere d'acquisto. Siamo nella recessione non per una crisi che è venuta casualmente nel nostro paese, non è colpa di nessuno. Siamo in recessione perché ci sono state delle scelte politiche che hanno massacrato la nostra gente, come per esempio la riforma delle pensioni Fornero, sul quale anche in questo caso, malgrado i proclami, la Lega, i militanti della Lega sono stati gli unici a raccogliere le firme. E adesso, se qualche grande burocrate dello Stato ci impedirà di fare il referendum per il quale abbiamo raccolto milioni di firme, la Lega andrà a Roma per dire che il popolo deve votare anche sul referendum delle pensioni Fornero, che ha creato quel 46% di disoccupazione giovanile. E allora quest'oggi, e vado a chiudere per non essere troppo lungo, non è solamente una manifestazione importante, grande, anzi, vorrei sapere cosa diranno oggi le televisioni e i mezzi di informazione. Diranno che sono quattro gatti, come il solito, ma qui la piazza è piena, la vedo dal palco, la forza della Lega è sempre più grande. Ebbene, questa battaglia non può però finire nella giornata, nella grandissima giornata di oggi qui a Cittadella. La battaglia deve continuare ogni giorno, perché oggi stiamo portando avanti una battaglia che non è il futuro della Lega, per quanto importante, è il futuro dei nostri figli. E chi non vota Lega e continua a votare Renzi, quando verrà a chiedere mio figlio non trova lavoro, scusate la parola, ma si prenderà un calcio in culo, perché scelte
perché è il frutto di scelte anche che si fanno nella cabina elettorale. Quando Renzi decide di dare soldi ai patti che fa con la Merkel e non alla nostra gente. Padania libera, Veneto libero, grazie. Massimiliano Fedriga, perché è importante dare la parola ai cittadini? È importante perché è il fondamentale principio che è della democrazia. È la gente che decide, è il popolo che decide come essere amministrato e da chi essere amministrato. Purtroppo siamo in un paese nel quale non solo viene impedito al referendum, per esempio in Veneto, che possa decidere il proprio futuro, ma non viene nemmeno ormai data la possibilità ai cittadini di esprimere il proprio governo. Questo è il terzo governo non eletto dai cittadini, figuriamoci se questo Stato centralista contro i cittadini, che non vuole farli esprimersi, è favorevole affinché ogni territorio possa decidere del proprio futuro. Non solo il Veneto, ma anche il Friuli Venezia Giulia vuole fare un referendum di questo tipo. Sì, la Lega ha proposto in Regione Friuli Venezia Giulia che Friuli e Trieste possano anche in questo caso decidere come essere organizzati a livello amministrativo, a livello governativo e quindi decidere se vogliono un loro Stato che possa esprimere al meglio le potenzialità del proprio territorio.